tutti quanti allo zoo comunale per vedere di nascosto le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato un leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Ecco anch'io! No, tu no. Ecco anch'io! No, tu no. Ecco anch'io! No, tu no, tu no. Ma perché? Tutti quanti sotto casa del Salvini per vedere di nascosto la bestia feroce e gridare aiuto, aiuto, è scappato un negrone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Ecco anch'io! No, tu no. Ecco anch'io! No, tu no. Ecco anch'io! No, tu no. Ma perché, figa, perché sei un terrore, dai! Sotto casa di Di Maio per vedere di nascosto la bestiolina simpatica e gridare aiuto, aiuto, si è perso un condono e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! No! Vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! Ma perché? Su 205 quanto fa la percentuale? Io proprio non ho la più pallida idea, perché per me la matematica è sempre stata un'opinione, quindi ti piace il matematico? Quindi 5 su 200, allora 200, 10% fa 20. Dai. Allora, chi ha votato 5 stelle? Ha alzato un'altra. Ok, chi si è pentito di aver votato 5 stelle? Va bene, chi ha votato il sinistro? Figa, platea di rancorosi, rabbiosi, rivoluzionari. Chi ha votato forse Italia? Una volta nella vita. Chi almeno una volta nella vita ha votato Berlusconi e ha detto poi no, vabbè, non dovevo. Dai, dai, siamo a Monza, su. Dai, eccolo, eccolo. Chi voterebbe Marcello alle prossime elezioni? Figa, Marcello. Mi dispiace che devi morire domani, però... ce l'hai. Allora, chi ha votato la Lega? Dai, ce n'è uno, uno ce n'è uno. Eccolo, eccolo. Chi si è pentito di aver votato Lega? Minchia di un padre. Bravi camerati. Chi almeno una volta nella vita non abbia detto la Meloni? Politicamente uno schifo, però io due bottarelle gliele darei. Eccolo. Ma tu hai fatto tutto, hai votato 5 stelle. Dai. Ammazzati però, scusami. Chi almeno una volta nella mia vita non abbia detto Civati, basta, però con due botterelle me le fai dare? Bello Civati, dai, però che è un bel giovane. Ha detto, ah, prima erano tutti rivoluzionari, PD, PD, poi si va, va bene, allora, d'accordo, d'accordo. Chi è che viene dopo 5 minuti? Così era per cambiare un attimo argomento, mi sono spaesati. Beh, qui parliamo di... da tanto tempo fa. Ah, scusi, non volevo... Io 3 minuti. Non ho capito. No, stavo cercando, il cartello si è aperto all'assemblea, ma non lo vedo.
il microfono, mi fanno questo gesto dal fondo. Io cosa devo pensare? Cioè, non toccare il cavo. Non toccare il cavo? Non mi piace quando mi si dice quello che non devo fare. Ok, va bene. Allora, Toninelli, ti ha dato la preferenza a Toninelli. Chi vuole che Marcello muoia al posto di tutti gli altri stasera? No, attenzione, chiariamoci, non ho detto chi vuole che Marcello muoia. Chi vuole che Marcello si sacrifica al posto di tutti? Ah, platea di buonisti. Va bene, chi non ha pagato il biglietto stasera? Bravi, complimenti, è questa l'Italia che vogliamo, eh? È questa l'Italia che ci piace, certo, è questa l'Italia. Artisti qui sul palco e questi non pagano. Va bene. Si potrebbe tutti quanti andare al suo funerale, funerale di piedi Salvini, per vedere se poi la gente piange davvero. Penso